Ci poniamo tutti la stessa domanda da 41 anni quando guardiamo ancora increduli la sua foto. Alfredino Rampi si sarebbe potuto salvare? Abbiamo ricostruito cosa accadde dal 10 al 13 giugno dentro e fuori da quel maledetto pozzo, dove vennero fatti una serie di errori che col senno di poi hanno determinato il tragico esito della vicenda. Erano in vacanza in campagna, nella loro seconda casa che si trovava nei pressi di via Vermicino, in zona Frascati, nella periferia di Roma. Mamma Franca, papà Ferdinando e due figli piccoli, Riccardo di 2 anni e Alfredino Rampi di 6 anni. Intorno alle 19 del 10 giugno 1981, papà Ferdinando uscì a fare una passeggiata con Alfredino, incamminandosi in via Sant'Ireneo. Circa mezz'ora più tardi, sulla via del ritorno, il piccolo Alfredo chiese al padre di avviarsi da solo verso casa, ma intorno alle 20, quando papà Ferdinando rientrò, Alfredino non era mai tornato. Tutta la famiglia, mamma Franca, la nonna Vaia insieme al padre, uscì di corsa in cerca del bambino, supportata nelle ricerche anche dai vicini, ma di Alfredino non c'era traccia. A pochi passi dalla loro abitazione c'era un terreno con una villetta abusiva in costruzione, che era di proprietà di Amedeo Pisegna, un professore 44enne abruzzese. Nel terreno della villetta era collocato un pozzo artesiano. Piccola parentesi, il pozzo artesiano viene scavato per accedere ad una falda acquifera sotterranea ed è in grado di garantire l'approvvigionamento idrico in edifici collocati in luoghi isolati. Alle 21 di quella sera, mentre proseguivano le ricerche di Alfredino, Amedeo Pisegna aveva richiuso il pozzo con una lamiera, non immaginando minimamente che in quel pozzo fosse caduto un bambino. Quando la famiglia allertò la polizia intorno alle 21.30, fu il brigadiere Giorgio Serranti, quando era ormai calato il buio, a chiedere di togliere la lamiera per ispezionare il pozzo. Alfredino era proprio lì, piangeva e chiedeva aiuto. Come è tipico dei pozzi artesiani, il pozzo dove cadde Alfredino era stretto e molto profondo. Misurava circa 80 metri in profondità e appena 28 centimetri in larghezza. Le sue pareti interne erano abbastanza irregolari e i vigili del fuoco e gli speleologi che giunsero sul posto calcolarono che il bambino fosse bloccato a 36 metri di profondità, probabilmente a causa di una sporgenza presente in quel punto che ne aveva frenato la caduta. Dobbiamo tenere presente una cosa. All'inizio non si pensò subito al peggio. Il bambino era vigile e rispondeva alle chiamate. Quindi, prima di calare le persone a testa in giù in quel buco così stretto, cosa che alimentò diverse polemiche all'inizio, vennero valutati altri tentativi di salvataggio. Il primo, calare una tavoletta con 2 corde per far aggrappare il bambino e tirarlo su. Tentativo che si rivelò subito fallimentare, perché il pozzo si stringeva man mano che si scendeva in profondità. La tavoletta si incastrò intorno ai 24 metri, ben 12 metri sopra il punto in cui si trovava il bambino. Le corde si spezzarono e non fu più possibile recuperarla, rivelandosi solo un ostacolo per i tentativi successivi. Il secondo, scavare un altro pozzo parallelo, largo 90 centimetri, per far calare più facilmente i soccorsi, fino alla profondità di 36 metri, dove si trovava il bambino. A quel punto aprire un tunnel di collegamento sotterraneo per prenderlo e trascinarlo fuori dal secondo pozzo. Anche in questa occasione venne completamente ignorato un rischio, ovvero le vibrazioni dei lavori, così vicini al pozzo artesiano, avrebbero potuto far sprofondare ancora più in fondo il bambino. La perforazione del secondo pozzo iniziò alle 8.30 dell'11 giugno. La previsione iniziale del tempo che ci sarebbe voluto per raggiungere la profondità stabilita fu di massimo 12 ore. In realtà, vista l'alternanza di strati morbidi a strati molto più duri del sottosuolo, solo alle 10.10 del 12 giugno lo scavo raggiunse 30,5 metri di profondità. Pensate, ben 26 ore dopo. A quel punto un ingegnere dei vigili del fuoco fece una stima al ribasso della posizione del bambino. Secondo lui, Alfredino non si trovava a 36 metri, bensì a 32 metri di profondità. Così si decise di iniziare a scavare il raccordo
per spuntare poco sopra il bambino. A tardare ulteriormente le operazioni fu un guasto dei macchinari nel tunnel di raccordo, che costrinse i vigili del fuoco a scavare addirittura a mani nude. Ma una volta sbucati nel pozzo artesiano, i soccorritori fecero la più tragica delle scoperte. Il bambino non si trovava né a 32 né a 36 metri, bensì a 60 metri di profondità, dove forse era sprofondato a causa delle vibrazioni causate dalle perforazioni del terreno. L'opzione di calare persone a testa in giù nel pozzo venne incoraggiata sul serio solo quando fallirono gli altri due tentativi e quando ci si rese conto che ormai era l'ultima spiaggia. Tra i volontari, il primo che riuscì ad avvicinarsi al bambino e ad alimentare le speranze della famiglia fu Angelo Licheri, che mentre assisteva alla diretta in TV salutò la moglie con la scusa di andare a comprare le sigarette e si recò sul luogo dell'incidente per tentare l'impresa. Era da poco passata la mezzanotte del 13 giugno e quando Licheri raggiunse Alfredino constatò che il bambino era ancora vivo, ma riusciva a malapena a lamentarsi e il suo respiro era ormai molto debole. Subito cercò di legarlo, ma per ben tre volte l'imbragatura si aprì. In preda allo sconforto, Licheri tentò invano di tirarlo su, prendendolo per le braccia e rompendogli anche un polso, ma senza riuscire a portarlo fuori. Licheri rimase a testa in giù circa 45 minuti contro i 25, considerati la soglia massima di sicurezza. Dopo di lui vennero reclutati nani, acrobati, contorsionisti per provare a compiere quello che ormai avrebbe rappresentato un vero e proprio miracolo. Alle 5 del mattino del 13 giugno, l'ultimo disperato tentativo venne fatto dallo speleologo Donato Caruso, che legò delle manette alla sua imbracatura, ma quando lo raggiunse il bambino ormai non si muoveva più. Il decesso poi venne accertato dallo stetoscopio calato nel pozzo alle 9 del 13 giugno per rilevare il battito cardiaco del piccolo. La battaglia di Alfredino durò 60 ore. Le ultime 18 ore della vicenda vennero trasmesse in diretta Rai davanti a 25 milioni di telespettatori. A curiosare sul dolore di quella famiglia si radunarono oltre 10.000 persone. Pare che tra di loro circolassero addirittura dei venditori ambulanti per distribuire bibite. Sono forse questi i dettagli più tristi che contribuirono a complicare ancora di più la macchina dei soccorsi, già di per sé disorganizzata. Intanto il microfono introdotto nel pozzo per monitorare le condizioni del bambino divenne lo strumento per portare ancora più suspense nella diretta di quello che viene ancora considerato il primo reality show mai trasmesso in TV, il più macabro al quale l'Italia abbia mai assistito. Subito dopo la morte di Alfredino, nonostante il dramma vissuto, la famiglia Rampi riuscì ad andare oltre quel dolore, individuando una missione d'amore dentro gli atroci tormenti di quella perdita. Per i coniugi Rampi, l'unico pensiero fu quello di impegnarsi concretamente affinché nessun'altra mamma o papà vivessero quello che era accaduto a loro. Poco tempo dopo la morte di Alfredino, venne fondato il Centro Alfredo Rampi Onlus, di cui ancora oggi Franca Rampi è presidente onoraria, per sensibilizzare sull'importanza della prevenzione e sulla necessità di avere a livello nazionale una struttura organizzativa in grado di gestire qualsiasi calamità. La mobilitazione della famiglia Rampi, con il supporto diretto della Presidenza della Repubblica, portò alla nascita della Protezione Civile qualche anno più tardi la tragedia di Vermicino. Se non avessimo, come al solito, aspettato la tragedia di turno per agire concretamente, pensando al bene comune, forse Alfredino Rampi oggi sarebbe ancora vivo. E questa foto sarebbe solo chiusa nell'album dei ricordi di un uomo che oggi avrebbe avuto 47 anni e una storia molto più bella da raccontare.